Tra Capo Nero e Capo Sant'Ampelio, distesa nell'abbraccio di un anfiteatro naturale aperto sul mare, l'antica Ospedaletti si sviluppa lungo la costa imperiese. I quartieri più recenti si arrampicano lungo le pendici dei monti che cingono il paesaggio. Ospedaletti è una città bellissima, molto tranquilla, situata sulla costa Ligure, nel Ponente Ligure, in particolare provincia di Imperia. È una città che offre veramente tanto, un clima meraviglioso, molto mite, e quindi permette di poter essere sfruttata tutto l'anno. Un angolo di mondo tranquillo, lontano dai grandi eventi, e per questo da sempre ammantato di grazia e pace. Dunque, l'area di Ospedaletti sicuramente è stata abitata già in epoca preromana. È stato trovato sulla collina qua dietro un castellaro. Però l'abitato nasce nel Medioevo, intorno al 1400. La storia racconta che agli albori del XIV secolo il nobile provenzale Fulcone di Villaret scampò al naufragio della sua nave, trovando ricovero nella zona di Ospedaletti. Villaret e i suoi cavalieri crociati decisero di ringraziare San Giovanni Battista, erigendo una cappella a lui dedicata e oggi intitolata a Sant'Erasmo. Fu l'unica chiesa di Ospedaletti fino al 1800 e all'interno si possono ammirare dei modellini navali perché Sant'Erasmo, il protettore dei marinai, ed è diventata la chiesa dei marinai. Oltre alla chiesa, i cavalieri costruirono un ospizio per assistere i pellegrini diretti in Terra Santa. Da qui il nome Ospedaletti. Il piccolo borgo sul mare si conservò sino all'arrivo dei primi turisti. Da quel momento in poi, la costruzione di nuovi edifici concorse alla trasformazione dell'originario villaggio di pescatori. Nel 1880 viene creata la nuova città turistica, una città per turisti, nella parte superiore, e diciamo tra il 1880 e il 1914 è il periodo d'oro di Ospedaletti, quando viene frequentata dalla borghesia e nobiltà del nord Europa, ma anche italiani. Allo sviluppo economico seguì un forte impulso urbanistico. La capiente chiesa di San Giovanni fu edificata per garantire la cura spirituale di una comunità sempre più popolosa, mentre le colline e il lungomare si arricchirono di sontuose residenze, come Villa La Sultana o Casa Laura. Parlando di cultura, Ospedaletti è orgogliosa di avere nel suo territorio la casa e la collezione Laura, che è un bene del FAI, del Fondo Ambiente Italiano. La casa apparteneva ai coniugi Laura, collezionisti antiquari che nella loro vita hanno raccolto migliaia e migliaia di pezzi di antiquariato, di oggetti di pregio, che sono tutti custoditi in questa meravigliosa casa, in questa villa che da circa 2 anni è aperta come casa visitabile da chiunque voglia godere, apprezzare di questa collezione. Tra i monumenti di interesse spicca inoltre il santuario della Madonna delle Porrine. Sulla collina qua dietro, verso Bordighera, c'è il Santuario delle Porrine, una piccola chiesetta costruita nel XVI secolo e poi ampliata nel XIX, ed è un luogo che attira devoti e turisti con uno splendido panorama sul mare. Al suo interno una bella statua marmorea del XIX secolo. Da qui prendono avvio i molti sentieri, un tempo percorsi da pastori e contadini, oggi riscoperti e dedicati agli amanti del trekking. Queste colline ospitano tutta una serie di sentieri che si arrampicano dal livello del mare fino ai 900 metri. Sono sentieri abbastanza erti, ma con alcune belle mulattiere. Non sono effettivamente sentieri troppo facili per i principianti, ma molto apprezzati da chi già vive la montagna e qui può camminare tutto l'anno anche in pieno inverno. Una rete di percorsi di grande interesse a cui si associa una tra le più belle piste ciclabili d'Europa, il vecchio tracciato della ferrovia Genova-Ventimiglia.
Da una decina d'anni si trova una delle più belle passeggiate della Liguria, ricavata dal sedime ferroviario, in quanto la ferrovia è stata spostata a monte negli anni 2000. La ricchezza dell'offerta sportiva, che ci si attende da una località che ha fondato la sua fortuna sul turismo, si associa ad un contesto climatico molto particolare. Ecco, Ospedaletti è uno dei luoghi col clima migliore in tutta Europa a queste latitudini, grazie alle montagne che ci riparano dai venti del nord, e quindi qua abbiamo un clima di tipo mediterraneo piuttosto caldo e una vegetazione naturale di macchia mediterranea pineta, ma arricchita poi con essenze esotiche da quando sono arrivati i turisti a fine Ottocento. Un comprensorio ricchissimo, da vivere tutto l'anno. Effettivamente a Ospedaletti si può fare praticamente di tutto. Per fare sport basta solamente la fantasia. C'è la possibilità di svolgere diverse attività anche legate al mare. Abbiamo anche tante spiagge libere. Da poco ne sono sorte alcune molto grandi, molto spaziose, delle spiagge libere attrezzate, quindi con la possibilità per il turista sia di usufruire dei servizi di stabilimenti balneari, ma anche di godersi le spiagge libere. E alle attività all'aria aperta, Ospedaletti associa un ricco calendario di iniziative culturali. Qua siamo nel nostro auditorium comunale, dove si svolgono i nostri eventi musicali, di teatro, di danza, diverse tipologie. E devo dire che il nostro comune ha sempre avuto un'attenzione nell'offrire delle manifestazioni di qualità, che possano accontentare tutti i gusti, dai più giovani, dalle famiglie, e quindi spaziare dalla musica al teatro, alla danza, all'arte e alla cultura in generale. Questo luogo, un luogo di cultura, immerso nella natura, le serate che si svolgono in questo auditorium comunale sono qualcosa di magico. Non possono mancare gli eventi di piazza, sportivi e folcloristici. Ad Ospedaletti ci sono parecchi eventi molto importanti, tra i quali per esempio la rievocazione motociclistica, che avviene ogni due anni, e la rievocazione automobilistica, che avviene anch'essa ogni due anni. Oltretutto abbiamo in Ospedaletti uno dei circuiti storici italiani, dove qui correvano le Formula 1 fino al 1951 e poi le moto fino al 1972. E oltre poi a eventi enogastronomici, come per esempio la festa dei Pignorin, che è una festa dove la frittura dei piccoli pesci è per tutti, passeggiando, assoparando, aspettando San Giovanni. Sono tutte feste che danno la possibilità veramente sia ai locali sia ai turisti di godere della nostra ospitalità. A questi appuntamenti si associano quelli realizzati con la partecipazione attiva dei volontari riuniti sotto l'egida della Proloco. Allora, gli eventi principali organizzati da noi tramite il Comune che ci ha dato questo incarico sono, cominciamo da giugno, le varie processioni di San Giovanni, Sant'Erasmo. Siamo una bella squadra, una formazione che saremo da 15 a 18 persone e ci difendiamo con tutte le attrezzature. E siamo molto rinomati nel campo e anche nella zona. Difatti andiamo anche all'estero, Vallebona, Ventimiglia, siamo richiesti a fare queste cene sempre per questi paesi, associazioni che sono. Un'ospitalità sincera, senza esagerazioni. Un'accoglienza familiare e non invadente, che rende il soggiorno a Ospedaletti un momento di rigenerazione. Qui la classica Liguria balneare si sposa con gli scorci inusitati dei sentieri tra le colline. Venire a Ospedaletti vuol dire ritagliarsi uno spazio di tempo per sé, perché hai la possibilità di apprezzare la bellezza della natura, del verde che abbiamo, che ci circonda, che ci protegge, la possibilità di trascorrere dei momenti di tranquillità, farsi lunghe passeggiate, sia nei nostri sentieri che vicino al mare, che nel nostro boulevard, nel nostro corso principale, all'ombra dei nostri alberi. Che la qualità della vita di Ospedaletti è decisamente molto alta. È un paese sicuro, quindi venite a trovarci perché Ospedaletti offre tanto e vi può dare tanto.